un ulteriore passo importante, perché abbiamo deciso, come d'altronde era nostro intendimento da tempo e lo avevamo in parte fatto, stavolta lo facciamo in maniera più strutturata e stabile, di ampliare ancora di più la nostra offerta culturale e di aprirci ad attività decisamente innovative. Era e continua ad essere nostra intenzione aprire le porte del teatro, soprattutto ai giovani, aprire nuove forme di collaborazione anche a livello nazionale ed internazionale. Una bellissima opportunità e ringrazio la Fondazione Teatro Pirandello e tutti i componenti dell'organizzazione che mi hanno dato fiducia. Una fiducia che voglio ricambiare con un impegno totale, massimo, per servire la cultura in città e per fare in modo che il Teatro Pirandello possa sempre di più sul solco di quello che già si sta facendo, aprirsi alla comunità, aprirsi creando ponti culturali non solo in Italia ma anche all'estero. E con il coinvolgimento di giovani artisti che hanno scelto di stare o di venire proprio ad Agrigento per scommettere sulla cultura. Ci sono in programma diverse attività e manifestazioni. La prima sarà la celebrazione del 144esimo anniversario dell'inaugurazione del Teatro Pirandello, che cadrebbe il 24 aprile, ma noi la festeggeremo il 30 aprile con una sorta di notte bianca, una visita teatralizzata molto particolare in cui i locali del Teatro Pirandello apriranno anche ai visitatori in luoghi che di solito non sono accessibili al pubblico, quindi il retropalco e altre sorprese che sveleremo. Tutto questo per conoscere i personaggi che storicamente hanno vissuto in questo teatro, o lo hanno inaugurato e lo hanno reso importante per com'è. Oggi è importante, diciamo, questa conferenza stampa perché stiamo cercando di unire tanti tasselli per formare un mosaico importante, per portare le bellezze di Agrigento nel mondo. Quindi questa è, come dicevo, una cosa importante, l'unione. Noi stiamo cercando, è un progetto importante, stiamo cercando di creare l'unione tra Fondazione Teatro Pirandello, Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, l'ente parco. Quindi immaginate per un attimo tutti questi turisti che arrivano ad Agrigento, passano per la casa di Pirandello, giungono alla Valle dei Templi, salgono per il Colle di Girgenti, la biblioteca lucchesiana, la cattedrale, scendono per Santo Spirito, arrivano al Palazzo di San Domenico e vengono accolti da Marco Savetteri. Una giornata importante per il Teatro Pirandello. Oggi si formalizza e si presenta alla città, alla stampa, la nomina di Marco Savatteri come importante figura chiave del teatro, che attiverà tutta una serie di iniziative di teatro sperimentale, quindi di teatro innovativo, che possa arricchire ancora la nostra stagione teatrale, il nostro teatro e il nostro cammino verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Marco Savatteri, che riceve un riconoscimento per quello che ha fatto e continua a fare nella città di Agrigento e soprattutto per le sue capacità e per la sua professionalità, viene premiato dalla nostra fondazione, dalla Fondazione Agrigentina del Teatro Pirandello, affinché possa collaborare e mettere in campo quelle che sono le sue qualità.